Eravate anche voi dei bambini, voi genitori, che oggi siete genitori, ma che di bambino non avete più niente. E mi riferisco ovviamente ai mafiosi, ai criminali, agli ipocriti. Non avete più niente di quel bambino che era in voi, di quella creatura semplice e innocente e innocua che era in voi. Vi rendete conto di cosa siete diventati? Dei mostri, dei mostri, dei mostri. Non avete rispetto né dignità neanche per voi stessi, oltre che per i vostri simili. Come potete aver dimenticato le emozioni che si provano da innocenti, da esseri semplici, da esseri che amano la vita, che amano vivere? Ma infatti non lo avete dimenticato. Sapete benissimo quello che fate. Sapete benissimo quello che fate. E lo fate perché siete ignoranti, perché siete degli stupidi, perché siete degli ipocriti. Avete messo al primo posto in questi vostri giorni di vita che avete su questa terra, il dono più prezioso, la vita che vi è stata data, avete messo al primo posto, dicevo, l'avidità, l'avere la pancia piena, le tasche piene, con i crimini e non onestamente, facendo del male, creando sofferenze, creando guerre, divisioni, migrazioni, distruggendo il pianeta su cui vivete, bruciando, inquinando, tagliando foreste, cementificando terreni. Rubando energia, creando schiavi ai vostri simili. Dov'è quel bambino che era in voi? Quindi voi, nuovi genitori, state attenti. Voi che non siete di questi criminali, state attenti a mettere al mondo una creatura. Voi lo fate per amore. Ed è giusto che sia così. È nel DNA della vita amare e creare. Ma ricordatevi che questo non è valido per tutti. Lo era una volta, adesso non lo è più. La maggior parte sono diventati dei mostri. E ai vostri figli gli manipolano la realtà. Gli distruggono il cammino della pace, dell'amore, della gioia, della condivisione. State attenti, voi che mettete al mondo dei nuovi figli e delle nuove creature. Vogliateli bene, siateli vicini.
e insegnategli i valori, quelli che ancora voi avete, che non siete stati corrotti e corrosi da questo potere illusorio che c'è su questa terra, di questi mostri. Voi che non siete stati corrotti, allevateli con amore questi vostri figli, teneteli lontano il più possibile da istituzioni da associazioni che parlano bene e razzolano male, molto molto male. Questi sono dei parassiti, succhiano l'energia ai vostri figli. Gli cancellano i valori. E li perseguiteranno anche da adulti soffriranno i vostri figli messi in mano a questi criminali, perché questi criminali si arrogano il diritto di gestire la vita di questi vostri figli anche da adulti, si arrogano il diritto di gestirgli la vita e gliela distruggono in tutti i modi. Se questi vostri figli non accettano e non sono stati corrotti e corrosi da questi prepotenti, se hanno ancora la facoltà di decidere e di capire cosa gli stanno facendo e si ribellano tra virgolette, ma mettono in atto ciò che sentono di vero e di buono, cioè non accettano queste condizioni, allora li faranno fuori in qualsiasi modo, li faranno impazzire e non guardano se è un giovane, se è un adulto o se è un anziano. Figuriamoci, non hanno guardato quando era un neonato, un bimbo, figuriamoci dopo. Certo, la loro anima, la loro coscienza sarà sempre tranquilla, anche nella sofferenza più atroce, anche nell'essere stato reietto dalla società. E ovviamente i criminali, questa coscienza a posto, non ce l'hanno più. Ed è grave, molto grave. E ancora la cosa più grave, appunto, è questa dei criminali, la loro situazione. Quindi questo messaggio più che altro forse è per questi, per voi criminali, che finché siete ancora in vita, fate ancora in tempo a pentirvi. I danni li avete già fatti, quelli comunque li sconterete, ma finirà, una volta scontato, finirà per voi, grazie al vostro pentimento. Ma se voi perseguitate, perseguite a perseguitare, a nascondere la verità, a commettere dei crimini, facendo finta che tutto sia a posto, lavandovene le mani, come fece Pilato, beh, e allora per voi non c'è più niente da fare. È inutile che voi facciate bei visi,
bel viso a cattivo gioco. È inutile che voi andate predicando belle parole. Falsi sorrisi, da veri ipocriti, commettendo reati di nascosto. Vi siete riempiti la bocca con i messaggi positivi dei profeti. Anzi, vi siete arrogati il diritto di sentirvi direttamente illuminati da Dio, inviati da Dio. Che gravità assoluta che vi siete creata. Basta ascoltare. Una mente sana, basta che ascolti le vostre prediche domenicali e non le vostre prediche giornaliere ormai, perché siete dappertutto, nelle radio, nelle TV, sui social. Basta sentire le vostre prediche e un'analisi attenta di quello che dite fa solo che ridere. Fa solo che ridere, mentre una mente malata, corrotta e corrosa, manipolata, ormai non riesce a ridere, non riesce a capire le vostre contraddizioni e quindi si lascia introdurre nel gregge delle pecorelle smarrite che hanno bisogno di un pastore. Quel pastore che predica bene e razzola male, ha il coraggio di dire: il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato la via, la verità. È vero che Gesù Cristo, il Cristo, ci ha insegnato questo. E che noi dobbiamo seguire il suo esempio, ma dobbiamo seguire il suo esempio con la pratica, non ripetere quello che ha detto lui, fare i pappagalli. Poi fate i pappagalli in modo ridicolo, perché vi contraddicete. Ho sentito una predica che dice appunto che se Gesù in noi, noi lo imitiamo, insomma, noi siamo nella pace e non abbiamo nulla da temere. E la contraddizione dov'è? Che in questo discorso ha aggiunto anche: è vero, Gesù ha ribaltato tutto nel tempio che chiamava Spelonca dei ladri. Giustamente. Però voi non è che dovete fare lo stesso, perché Gesù il Cristo era Gesù il Cristo, voi no. Cioè, capite? Allora, o dobbiamo imitarlo in tutto e per tutto, o non va bene che voi lo imitiate o divulgate al popolo la menzogna di dire che non dobbiamo imitarlo su questo fatto che lui ribaltava tutto dove c'erano tutti questi avidi ipocriti nel tempio. Perché non dobbiamo imitarlo su questo? Perché siete voi gli ipocriti, gli avidi nel tempio, e a quindi che nessuno si permetta a disturbarvi. E vabbè, se voi tornaste ad essere semplici,
avreste molto, molto più da gioire su questa terra. Per ora mi fermo qui. E mando un abbraccio a tutti coloro che amano veramente e che non si permettono di fargli il minimo male a un suo simile. Ciao.